Salve ragazzi, benvenuti a tutti sul mio canale. Per chi mi sta seguendo e non mi conosce, mi chiamo Alessandro Passaro e questo è il mio allevamento. Oggi parleremo di una cosa molto importante che diciamo è un po' complicata per i neofiti per capire come fare, ovvero sto parlando come passare da una cova all'altra. Allora, prima di tutto oggi vi spiego un pochettino come si fa e poi dopo andremo a vedere tra virgolette nel pratico come ho fatto, come uso fare io, perché poi ogni allevatore usa fare a modo proprio in base alle esigenze del suo allevamento e di se stesso. Dunque, allora io da premettere che ho provato vari modi e sia per una questione di spazio che sia per una questione proprio mia, uso fare in questo modo, ovvero quando i piccoli sono del tutto impiumati e che stanno quasi per uscire dal nido, allora inizio a mettere il secondo nido. Oppure quando vedo che la femmina non imbecca più i piccoli e vedo che vuole stare nel nido, che cerca di stare nel nido, allora lì inizio a mettere il secondo nido, metto l'aiuta e dopo poco tempo vedo che comunque la femmina inizia a fare il nido. E così poi vado a dividere la femmina dai piccoli e dal maschio. Perdonatemi, ho fatto confusione. Allora, inizio a dividere la femmina dai piccoli e dal maschio quando la femmina ha finito di deporre le uova. Io ogni mattina verso le 8, 8 meno qualcosa, vengo a togliere l'uovo sperando che non me l'hanno imbrattato di feci i piccoli. Così faccio sempre la sostituzione delle uova, per chi non lo sa metto il video a disposizione quindi quando hanno finito di fare le uova faccio poi la sostituzione delle uova, metto quelle finte in modo tale che anche se i piccoli vanno a infastidire la femmina e vanno a sporcare le uova, sono uova finte, non sono quelle vere, e quindi così mi tengo sicuro tra virgolette. Ok, e quindi dopo aver fatto questa sostituzione, poi dopo cosa faccio? Quando ha finito di fare le uova, vado a separare la femmina dal maschio che sta con i piccoli, che finisce di svezzare i piccoli, così che la femmina sta tranquilla per conto suo e il maschio finisce di svezzare i piccolini. Così non è distaccato dalla femmina e non ha quel distacco che purtroppo alcuni maschi ne risentono e non danno più a mangiare i piccoli. Quindi dovete osservare bene i vostri canarini e poi vedere la soluzione più adatta. Ok, ora vi faccio vedere nel pratico cosa ho fatto. Ok ragazzi, ecco qui. Qui ho, scusate, aspettate che io qua tolgo. Ecco qua, così si vede meglio. Ecco qua, qui ho, ho aspettato che la femmina finisse di fare le uova. Che finiva di fare le uova, però lei ha scelto il nido principale, quindi può accadere anche questo, che la femmina decide di deporre le uova nello stesso nido dove ha deposto la prima cova e quindi lì è un po' complicato, nel senso che comunque i piccoli sono abituati in quel nido e quindi tendono ad andare sempre in quel nido.
Quindi dobbiamo togliere le uova il prima possibile quando inizia a deporre le uova e poi cambiare l'aiuto e tutto quando ha finito di fare la cova, in modo tale che così quando andiamo a separare il maschio dai piccoli, quando la femmina ha finito di fare tutte le uova, il nido sarà pulito e sistemato all'interno. Ok. E quindi poi ecco qua i piccoli separati con il maschietto che inizia, cioè che continua lo svezzamento dei piccoli fino a quando non mangeranno da soli, scusate. E qui dobbiamo fare attenzione noi, dobbiamo guardare un pochettino noi. Appena riescono a mangiare da soli, poi li dividiamo e li mettiamo nella voliera che io ho qui in basso. Li metto lì nella voliera che comunque essendo che sanno mangiare da soli poi quando sarà non avrò problemi. Ovviamente bisogna sempre monitorarli, scusate, sono un po' influenzato quindi non mi ingarbuglio un po' con le parole, scusatemi. E quindi poi il maschio potrà stare con la femmina tranquillamente di nuovo. Ok. Come anche ho fatto con questi qui, guardate, qui in questo caso, per esempio, la femmina ha deciso di fare la costruzione in nido, di costruire il nido nel secondo nido. E qui è andata un po' più tranquilla la situazione. La femmina stava qui che costruiva il nido, i piccolini non la davano fastidio, stavano nel vecchio nido, infatti, guardate, che sono affezionati a quel nido, ovviamente. E vanno sempre là. Ho diviso comunque la femmina quando ho diviso diciamo il maschio e i piccoli dalla femmina quando la femmina ha finito di fare la deposizione e il maschio sta finendo di svezzare i piccolini. Guardateli come sono bellini tutti e cinque da solo, bello lui. Sono da balia ovviamente questi genitori, i piccoli non sono loro. E nulla, questo ragazzi. Questo è quanto. E qui è andata un po' meglio. Così dovrebbe essere, però ecco, ci sono femmine che rimangono allo stesso nido, e quindi lì bisogna fare un po' più di attenzione con le uova e sperare che non le imbrattano di feci e non le rompano. Ecco, qui ci sono anche altri due piccolini. Vabbè, qui è la prima cova ancora, purtroppo. E stanno due piccolini, uno ciuffato e uno se e uno testa liscia. Qui ci sono cinque uova. È alla prima cova perché in realtà questa è la seconda, però la prima purtroppo il piccolo è morto a 15 giorni perché la femmina era da sola e non l'ha dato a mangiare. Purtroppo capita. Spero che ora stando il maschio e non lo toglierò, vediamo come va a finire. Allora, qui sono nati stamattina, sono nati quattro bellissimi fiorino, bellissimi, tutti verdi ovviamente, maschio e femmina verde, quindi sono tutti verdi, bellissimi. Qui ci sono quattro pulli e li ho anellati già. E questo che è fatto. Qui ecco qua. E loro sono la prima cova, cioè questa è la loro seconda, però è la prima effettiva loro che stanno allevando, perché la prima loro cova è stata abbagliata da questa coppia qua. E questi sono i suoi quattro piccoli più uno di questa coppia che aveva abbandonato. Scusatemi, è un po' di casino, però purtroppo si fa quello che si può. E quindi questa è la loro prima cova, cioè la loro prima nidiata effettiva. Ok, qui siamo alla seconda cova. Vedete, il secondo nido è stato collocato, però purtroppo la femmina ha deciso di fare le uova nello stesso nido. Quindi ho messo, rimasto con quel secondo nido perché i piccoli andavano su questo qua, sul secondo, quindi la tenevano tranquilla più o meno. E quindi abbiamo rimasto così.
Ora a breve dividerò la femmina dal maschio, vedete che bello questa immagine, e dividerò il maschio dalla femmina con i piccoli quando avrà finito di deporre. E questo, quindi appena avrà finito la deposizione, dividerò il maschio con i piccoli dall'altra parte e la femmina da sola a covare le uova, così sarà tranquilla. Al momento è, se non erro, al terzo uovo, quindi c'è ancora uno o due uova che deve fare, e questo è quanto. Qui vabbè, una coppia che usano un po' di problemi, quindi la femmina, vabbè, ma è un po' acciaccatella, quindi ci può stare. Qui siamo alla seconda uva, e qui c'è il maschio con i tre pulli che sta finendo di svezzare, e qui c'è la femmina con cinque uova, ecco qua, che a breve faremo la spiratura delle uova. Qui ci sono delle femmine che devo togliere e qui ci sono le ultime due femmine. Che una ha un pullo ciuffato e un'altra ne ha quattro che sta allevando da sola. Ecco qua, vedete? Sono bellini. Ok, questo è quanto, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto questo video. Vi chiedo di lasciare un like, di commentarmelo giù nei commenti. E se non siete ancora iscritti al mio canale, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da non perdere nessun video. Vi auguro una buona fine di giornata, un buon inizio settimana e arrivederci al prossimo video.